Eccoci qua ragazzi, eccoci qua in quella che se vorrete potrà diventare una nuova serie fissa del canale, ovvero i pronostici di Serie A. Ogni settimana, se lo vorrete, farò i miei pronostici e voi qui sotto farete i vostri. Vi invito a farli fin da subito perché vi annuncio che nascerà subito un mini campionato interno, ovvero vi spiego molto molto rapidamente. Voi fate il vostro pronostico con tutte quante le giornate di Serie A e dovete scrivere, non so, la prima è Inter-Genoa, vittoria Inter, vittoria Genoa o pareggio. Chi ne azzecca di più in quella giornata prende 3 punti, il secondo prende 1 punto e gli altri ne prendono 0. A fine anno chi avrà fatto più punti vincerà questo campionato, quindi potrebbe essere una cosa carina se vi va. Quindi prima di tutto mi raccomando, come detto, iscrivetevi, commentate coi vostri pronostici e se vi va lasciate anche un like per supportare questa serie e questa idea di fare questo campionato. Adesso ovviamente partiamo col primo pronostico. Si parte subito con Inter Genoa, campioni subito in campo. Per me gara un po' ostica. Per Inzaghi, Ballardini è comunque un allenatore bravo e fastidioso, insidioso. Per le big Inter un po' in emergenza, visto che non c'è ancora la seconda punta tanto richiesta da Inzaghi. Il Thuram, il Correa, quello così per intenderci, e non ci sarà neanche Lautaro fuori perché indisponibile, quindi coppia d'attacco probabilmente Dzeko Satriano e per me comunque Inter che nonostante tutto vincerà lo stesso, quindi per me Inter Genoa che terminerà, che finirà con la vittoria dell'Inter. Hellas Verona Sassuolo, gara comunque che si gioca in contemporanea con la gara col match di San Siro. Per me questa partita sarà un po' complicata per entrambe le squadre. Il Verona di Difra per me ancora deve un po' adattarsi bene. Il Sassuolo è orfano di Locatelli, quindi per me questa gara, questa partita alla fine finirà in pareggio. Torino-Atalanta, e qui già scaldiamo i motori. Questa qui per me sarà veramente una partita molto molto interessante. Atalanta che arriva un po' zoppa, perché comunque senza Zapata fuori per infortunio, senza neanche Adebor, Atalanta un po' così e così, però d'altro canto anche il Torino dovrà fare i conti con l'assenza di Belotti, e per me questo qui sarà un fattore determinante per la vittoria della Dea, scossa un po' l'ambiente, scosso un po' da quelle dichiarazioni sciocche di Gomez, del Papu e da quella risposta abbastanza decisa di Gasperini. Empoli-Lazio, Sarri contro il suo passato, Sarri che torna in Toscana e Sarri che per me partirà bene. Per me la Lazio non farà proprio benissimo quest'anno, ma per me contro una neuromossa che comunque ha detto addio ad un grande tecnico per la Serie B e comunque per quell'ambiente non farà benissimo. Per me vincerà la Lazio. Bologna-Salernitana, e qui ragazzi veramente questa qui è forse la partita più imprevedibile di tutte quante, anche per il gioco, anche per quanto riguarda il possibile risultato. Il Bologna è reduce da una gara shock, veramente da una gara pazzesca, con la Ternana finita 5-4 per gli Umbri, e adesso secondo me non me la sento di mettere il Bologna vincitore. Per me alla fine finirà anche questa con un pari che sorriderebbe totalmente, quasi completamente, alla Salernitana, che prenderebbe un ottimo punto e che comunque comincerebbe bene questa Serie A che per loro si prospetta veramente molto molto complicata. Udinese-Juventus, gara che l'anno scorso comunque regalò spettacolo, quella doppietta all'ultimo di Ronaldo che salvò letteralmente la Juve, gara che quest'anno per me sarà non troppo diversa nel risultato, un po' diversa forse nel gioco perché l'Udinese non lo vedo benissimo questa stagione, e per me la Juve vedremo se con un Locatelli in più a centrocampo farà molto molto bene e vincerà. Napoli-Venezia, per me qui poca storia, poca roba. Spalletti parte sempre molto molto forte alle prime di campionato e per me anche qui andrà molto molto bene. Quindi Napoli vincitore contro un Venezia che per me può fare bene, ma adesso non si può opporre subito così alla prima giornata a un Napoli che lo vedo veramente come un fiume in piena.
Roma-Fiorentina, forse quella più bella di tutta la giornata, gara molto molto interessante che come ogni anno secondo me regalerà spettacolo. Roma reduce da quella partita comunque che sicuramente è stata stancante in Turchia ieri sera, quindi ci saranno anche un po' gli strascichi di quel match. Fiorentina che comunque è forte, ha trattenuto Vlahovic, e Fiorentina che per me riuscirà a strappare un ottimo punto all'Olimpico, quindi per me Roma-Fiorentina terminerà in pareggio. Cagliari Spezia, gara anche qui molto molto equilibrata. Cagliari che comunque è un po' scosso da Nainggolan e dalle sue parole molto forti contro Giulini e contro il Cagliari. Per me Cagliari che non andrà oltre il pari con lo Spezia di Thiago Motta, che lo vedo molto molto male quest'anno, ma che per me riuscirà a prendere un buon pareggio, a strappare anche qui un buon pareggio in Sardegna. E chiudiamo con Samp-Milan, gara che l'anno scorso regalò spettacolo e tante polemiche per quel rigore un po' così e così alla fine dato. Comunque per me quest'anno il Milan, esattamente come l'anno scorso, partirà alla grande, partirà col piede comunque sull'acceleratore e vincerà con la Samp. Quindi per me vittoria del Milan a Genova. Adesso ovviamente tocca a voi, se ancora non l'avete fatto scrivete qui sotto i pronostici che per voi saranno quelli che si realizzeranno questa giornata. Ovviamente vi ricordo che non valgono per nessun motivo i commenti modificati, solo commenti non modificati, quindi se sbagliate qualcosa, se poi non siete convinti prima della prima partita, cancellate e riscrivete, ma niente commenti modificati. Ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, di commentare col vostro parere sia sulla serie sia sui vostri pronostici e poi mi raccomando lasciate anche un bel like. Detto questo, ovviamente ci vediamo o dopo o domani. Ciao ciao!